Denunciano ritardi da parte delle commissioni competenti per il rilascio dei documenti di soggiorno in Italia. Sit-in degli immigrati sotto la prefettura di Avellino questa mattina, accompagnati dai responsabili della cooperativa Family. Stamattina stanno protestando perché la commissione di Caserta ha dato vari dinieghi e la loro paura è che loro debbano ritornare a casa. I nostri legali hanno spiegato che dopo un diniego, dopo un no della commissione, loro possono rifare l'appello. Ma questa situazione sta diventando pesante nella misura in cui probabilmente sono spazientiti e sono un poco stanchi di aspettare. Ringraziamo tutte le persone di Avellino, di Napoli, della Campania. L'unica cosa che chiediamo è di avere quanto prima i nostri documenti che ci permetterebbero anche di trovare lavoro. I ritardi ci sono, ma i ritardi non dipendono dalla cooperativa. Ci dobbiamo fare tutti una mea culpa. Presenti anche esponenti della CGIL, il segretario Antonio Famiglietti non manca di polemizzare con la cooperativa. Fanno il Ramadan, non mangiano di giorno, hanno bisogno, come dire, la notte di alimentarsi da questo punto di vista. Questi ci danno un bicchiere di latte. Io credo che questa sia una cosa vergognosa, vergognosa. Visto che la CGIL si occupa di problemi, dovrebbe sapere che i nostri ragazzi dopo 6 mesi hanno in scadenza il permesso di soggiorno. Una volta scaduto il permesso di soggiorno, loro non hanno più le medicine gratis. E la cooperativa deve tamponare anche a questo.